Castelbuono è il paese dove la raccolta differenziata viene effettuata con degli animali, con gli asini, ma gli asini vengono utilizzati anche per pulire le scarpate. Siamo qua col sindaco e ci racconta quest'altra storia incredibile. No, non è una cosa incredibile. Noi abbiamo cercato e stiamo cercando di ottimizzare al massimo l'utilizzo di questo animale. Non lo sfruttamento, ma l'utilizzo. Questo è un animale, come avete visto voi dalle riprese di stamattina, che è di una dolcezza infinita. Si è creato un rapporto molto bello fra l'asino e i cittadini, la gente che gli dà il dolcino, la gente che gli dà il pane, gli operatori. Quegli operatori che voi avete ripreso stamattina sono tutti ragazzi che vengono dal disagio sociale, chi ha avuto problemi di alcol, chi ha avuto problemi di droga, chi ha avuto problemi di disabilità fisiche, a cui tu non puoi mai affidare un furgone, un mezzo meccanico, ma con l'asino hanno trovato il loro equilibrio. Tutto questo dimostra che questo animale è un animale che ci sta aiutando su tante cose, la raccolta dei rifiuti e il reinserimento nel mondo del lavoro di ragazzi che hanno avuto problemi di disagio. Abbiamo pensato, perché abbiamo notato subito che è un animale che non arreca danni alle piante, allora abbiamo pensato di utilizzarlo anche per poter pulire le ville, pulire nel senso che l'animale lì è per mangiarsi l'erba, è per brucare l'erba che cresce spontaneamente nelle nostre ville, nelle nostre scarpate. Sta riuscendo anche questo, perché in questa zona dietro il castello, che è una zona molto interessata alla visita dei turisti, noi mettiamo gli animali a pascolare e loro stanno lì a brucare l'erba e a pulirci le scarpate, con un grosso risparmio economico, perché questo servizio noi dovevamo farlo poi nel mese di maggio e di giugno con delle squadre degli operai. Gli operai in questo modo li spostiamo su altre strade, su altri interventi da fare. Il ministro Brunetta vi ha segnalato tra le 100 eccellenze d'Italia, perché? Ma io ritengo che il ministro Brunetta, dalla scheda tecnica che abbiamo mandato la società Ecologia e Ambiente al ministero, perché il ministero aveva fatto le richieste di capire alcune buone pratiche che si portano avanti nei territori, il ministro Brunetta ha preso ad esempio questo nostro servizio che mette insieme le cose che le dicevo poco fa, l'economia, l'ottimizzazione di un servizio, perché noi rispettiamo l'ambiente, risparmiamo soldi, inseriamo nel mondo del lavoro dei giovani. Ed è bella la nostra soddisfazione che il governo finalmente incomincia ad attenzionare non soltanto Castelbuono, siamo fra le 100, in Sicilia siamo 4, l'Università di Messina e altre due strutture sanitarie. Il governo incomincia finalmente a dare premialità a chi lavora bene, a chi cerca di ottimizzare i servizi. Io ritengo che sia la strada migliore, cioè noi non possiamo continuare a pensare di governare questa nostra nazione nell'omologazione di tutti, anche nei trasferimenti. Io penso che se noi diamo premialità, gli enti locali saranno capaci di accettare questa sfida e di ottimizzare lo servizio. Poi chi non è capace di amministrare, la gente lo punirà con il voto, e perché a momento in cui ci saranno meno trasferimenti tu puoi dare meno servizi alla gente. Ma chi chiede sacrifici anche ai propri cittadini, come la raccolta differenziata, il tenere pulito il territorio, l'inserire nel mondo del lavoro i ragazzi che vengono dal mondo del disagio, ottimizzare tutte queste cose, io ritengo che sia giusto. Il ministro ha attenzionato e noi ne abbiamo preso atto. Dico anche che settimana scorsa siamo stati dalla rete televisiva Arte, che è una rete televisiva satellitare a livello che maggiormente viene trasmessa in Germania e in Francia, come io sono stato il personaggio della settimana europea. Sono tutte cose che dimostrano che possiamo veramente competere con il mondo. Cioè la Sicilia non ha un destino che ci porta a essere sempre guardata come una terra di confine. Questa iniziativa che abbiamo preso noi, come tante altre ce ne sono in Sicilia, che veramente sono delle eccellenze, dimostrano che questo popolo, se è governato bene, se ha una classe politica seria, può competere con tutto quello che avviene nel mondo. I progetti futuri di questo comune? Ma noi stiamo puntando sempre di più alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Voi avete visto il nostro centro storico, il nostro castello, noi abbiamo un immenso patrimonio culturale che vogliamo sempre di più valorizzare. Io ritengo che lo sviluppo della Sicilia, noi abbiamo avuto la dimostrazione a Castelbuono, passa attraverso la valorizzazione culturale. Cultura, sociale, economia. Se questi tre fattori li mettiamo insieme è lo sviluppo nostro, perché noi abbiamo un immenso patrimonio culturale, ambientale, monumentale, allora valorizziamolo, è il nostro petrolio questo.
valorizziamolo, facciamolo diventare elemento importante, ma per diventare elemento importante non possiamo permettere di avere le discariche dietro i monumenti, non possiamo avere le strade provinciali o regionali o statali piene di sacchetto di immondizia. Bisogna ottimizzare tutte queste cose. Per fare ciò bisogna soltanto avere la volontà di farlo, perché, ripeto, il popolo siciliano, la dimostrazione è Castelbuono, ma tante altre piccole realtà che ci sono, è un popolo che è pronto a questa sfida. Cioè, ha bisogno soltanto che la pubblica amministrazione mette gli strumenti adeguati per poter realizzare questi progetti.